Onorevole Gagliardi, buonasera. Appena terminata la commissione Trasporti e Ambiente, lei è di ritorno da Roma. Che cosa è emerso da questa commissione? Sì, buonasera a voi. Dunque, oggi abbiamo avuto il ministro De Micheli in commissione, per parlare appunto del crollo del ponte di Albiano e oltre a riferire a quelli che sono, diciamo, i vari passaggi, che ha già effettuato attraverso i suoi uffici per comprendere quali possono essere eventuali responsabilità. Si è anche sottoposta ad una serie di domande. In particolare io le ho chiesto, come già avevo tentato di chiederle la scorsa settimana in aula, se avesse intenzione di decretare lo stato di emergenza anche per la viabilità in Liguria, spiegando che quel ponte non è un ponte solo toscano, ancorché si trovi nella regione toscana, ma è un ponte che collega due province e due regioni e che senza quel ponte il traffico probabilmente della intera provincia della Spezia andrà in tilt non appena terminerà il lockdown, ma ancora di più non appena si entrerà nella stagione autunnale, quando i bambini torneranno a scuola, quando gli imprenditori inizieranno a svolgere le loro attività ordinarie e quando magari inizieranno le prime piogge. Ecco, avete parlato anche di progetti, cioè se ci sono progetti, diciamo così, quelli definitivi, ma se c'è anche qualche progetto temporaneo, diciamo così, appunto di emergenza per ripristinare in qualche modo la viabilità? Purtroppo appunto a questa mia domanda, che era fondamentale per capire se si potessero accorciare i tempi e gli iter delle infrastrutture già programmate, come il secondo e il terzo lotto della Ripa, piuttosto che il ponte di Ceparana, piuttosto che l'asfaltatura della strada che collega Bolano a Podenzana, il ministro ha detto no, ha detto non decreterò lo stato di emergenza per la viabilità in Liguria, non nominerò come commissario straordinario per questa emergenza il presidente Toti. Come invece in realtà le era stato chiesto non da un partito politico, ma dai sindaci del territorio. Era un'esigenza che veniva da chi quel territorio lo vive, da chi sa che in quel territorio vivono circa 30.000 persone che si spostano, che ci sono circa 6.000 aziende, e appunto di viabilità, quella che andrà a mancare proprio a causa dell'assenza del ponte e che non potrà essere velocemente risolta con le deroghe che sono previste attraverso un commissariamento, come abbiamo visto con il Ponte Morandi.